Ciao ragazzi, come state oggi? Non ci sarà forbice, non ci sarà l'intro divertente che ultimamente faccio perché non vorrei offendere nessuno. Visto che in passato quando ho parlato di questi argomenti è accaduto, non voglio che succeda nuovamente. Oggi parliamo di una cosa che mi sta abbastanza a cuore, cioè le nuovissime due Barbie Fashionistas, ovviamente di Mattel o Mattel, che è la marca per l'appunto di Barbie. Per l'esattezza si tratta delle Barbie Fashionistas numero 133 e 121, che sono diversamente abili. Diversi giornali hanno parlato dell'uscita per l'appunto di Barbie in carrozzella e Barbie con un arto in titanio, in questo caso la sua gamba sinistra. E ora le vedremo un pochino insieme. Parlando un pochino di storia di Barbie, questa non è la prima in carrozzella a essere uscita. In passato ne sono uscite altre, vi lascio qui diverse immagini, ma alcune sono state tolte quasi subito dal commercio per dei problemi, altre sono uscite in pochissimi pezzi. Insomma, questa Barbie Fashionistas è la prima a essere prodotta su così larga scala. Mentre per quanto riguarda Barbie con un arto in titanio, è la prima in assoluto a essere creata. Possiamo trovare solo questa versione, mentre per quanto riguarda la 133 possiamo trovarne due: la versione di colore, che è quella che ho acquistato io, e la versione caucasica. Io volevo già prendere la versione di colore perché non ho tantissime Barbie di colore e solitamente tendo anche a preferirle, ma mi ha dato molto fastidio, se ancora così vi lascerò qui un'immagine, che su Amazon la versione di colore costasse meno rispetto a quella bianca. Un'altra cosa è che questa Fashionistas è stata pagata da me 13 euro sempre da Amazon, mentre quella in sedia a rotelle ovviamente di più. Perché? Perché arriva con la sedia a rotelle. E ovviamente quindi è plastica in più e si spende di più. Ma capisco che se fossi il genitore di una bambina in sedia a rotelle questa cosa non mi renderebbe felicissimo, perché vorrei che mia figlia potesse acquistare una Barbie con il suo stesso tra virgolette handicap senza dover spendere di più. L'ho postata su Instagram qualche tempo fa e ho avuto molte reazioni negative a Barbie in carrozzella che mi avete scritto in privato, quindi farò un sondaggio nella community di YouTube, ma fatemi anche sapere nei commenti che cosa ne pensate. E se qualcuno di voi attualmente è in sedia a rotelle, non ditemi che come la mia amica Elisa avete la sedia a rotelle gialla, perché lei ce l'ha gialla, vi giuro non sto scherzando. Infatti quando l'ho vista le ho detto: senti Elisa, ha un colore un po' più allegro. No, comunque fatemi sapere se l'acquistereste e se avete qualche disabilità e vorreste che Barbie rappresenti anche voi, penso, da persona non disabile, che però mi piacerebbe. Comunque passiamo alla recensione del giocattolo in sé, però vi dico già, Barbie dovrebbe avere più difetti col tempo, perché ognuno dovrebbe potersi ritrovare in Barbie anche senza usare la sua fantasia. Questo è il retro di entrambe le scatole e come tutte le Fashionistas ci fa vedere tutte quelle di quest'ultima serie con i numeri di riferimento sotto. Purtroppo la qualità è decisamente crollata negli ultimi anni. Devo essere sincera, i corpi sono sempre più rigidi, le facce stampate sempre peggio, e trovarne una con gli occhi dritti solitamente e stampati bene è una vera sfida, purtroppo. Questa è la differenza tra Barbie Fashionistas in sedia a rotelle caucasica di colore. Sono vestite identiche e anche il colore della sedia a rotelle è identico. Grazie a Dio non ce l'hanno gialla come la mia amica Elisa. Molti miei amici collezionisti hanno deciso di prendere la numero 125, che è questa, perché come potete notare penso che sia la Barbie più scura di pelle ad essere mai uscita fino ad ora. È davvero davvero scura e la trovo quindi molto particolare e apprezzo i capelli viola su di lei. Come tutte le Barbie di oggi, purtroppo non arriva con alcun accessorio, spazzola, vestiti, a zero proprio, tranne lei che arriva con una rampa, così che la nostra amica possa entrare anche lei nella casa di Malibu di Barbie. È un'idea geniale e la trovo un nice touch. Le tolgo ora dalla scatola e a tra poco. Beh ragazzi, eccoci qui con le nostre due amiche fuori dalla scatola. Due cose mi sono subito saltate all'occhio. Partiamo dalla nostra amica in sedia a rotelle, che a differenza di questa Barbie che ha un corpo statico, ha invece uno dei corpi made to move e le è stato messo così che possa anche stendere le gambe e possa piegare le braccia. Tra le altre cose, questa carrozzina sembra abbastanza scomoda perché ha un sedile davvero basso. Comunque questa è la nostra amica. Questo è il suo viso, veramente acqua e sapone, ha solamente un pochino probabilmente di lip gloss, ma è l'unico trucco che ha, un pochino di blush rosso sulle guance, ma penso che sia tutto, è molto naturale. Ha poi attaccati alla testa con un piccolo pezzetto
pezzettino di plastica degli occhiali da sole. Sono completamente monocromatici e lei non ci guarderà mai attraverso, ma se volete giocarci potete anche farlo. Comunque, un accessorio non colorato né stampato benissimo, ma hey, ha i capelli ovviamente afro legati in questi due codini, che ecco, in questo caso io non ne slegherei, fatti discretamente insomma. E non sono della fibra più bella che abbia toccato su una bambola, ma insomma, senza infamia, senza lode. E poi questa magliettina a cui non hanno fatto neanche gli orli qui, mentre invece qui almeno hanno avuto la decenza, che è davvero semplicissima. Insomma, bianca con delle righe colorate. Niente di così entusiasmante, le lascia le spalle nude. Carina, si può rimuovere sul retro. I suoi pantaloni non sono fatti di vero jeans. È un materiale simile, ma tutti questi segni sono stati stampati sopra così da dare l'effetto di un jeans. Non è malissimo, ha le tasche cucite, cosa triste, quindi sono finte. E anche qui non hanno messo nemmeno il bottone. Insomma, è tutto finto. Anche qui. E si rimuovono con un elastico. Insomma, in realtà sono dei leggings. Ha queste scarpe poi da tennis, semplicissime, stampate discretamente, senza nessun colore. Insomma, sono semplicemente bianche, stampate e non colorate. E qui si vede che ha il corpo made to move, perché può muovere anche i piedi. È snodata alla caviglia, come è snodata anche alle ginocchia. Le braccia sono snodatissime. Insomma, è il corpo che al momento è più snodato in assoluto, prodotto da Mattel. Anche questo bellissimo orologio, sempre stampato bene, colore zero, giallo peraltro, ma vabbè. Insomma, potete usare i vestiti delle vostre Barbie per poterla vestire un po' meglio, però un corpo, diciamo, migliore rispetto a quello delle classiche fashionistas, o almeno le ultime uscite purtroppo. Questo giustifica il prezzo un pochino più alto. La sua carrozzina, o meglio sedia a rotelle, è perfetta per chi sta in sedia a rotelle solamente alcuni momenti della sua vita, ma non sempre. Non ha molti supporti nel caso in cui alcuni muscoli non funzionino più benissimo, ma insomma penso che comunque per una bambina sia abbastanza buona. È azzurra. L'appoggiapiedi è brandizzato Barbie e addirittura i freni, diciamo i fermaruota, vedete? Ragazzi, le fermano davvero. È stampata abbastanza bene e fa il suo dovere. Anche sul retro è brandizzata Barbie. Mi spiace che non abbiano messo qui la maniglia che serve per farla spingere da altri. Non sarebbe stato un tocco così malvagio. Hanno messo anche qui uno stand trasparente, così per far stare meglio la nostra bambola. E hanno cercato di dare a questa parte di plastica una sottospecie di stampa che faccia sembrare morbida, insomma, la parte dove ci si siede sulla sedia. Sapete che a volte non riesco a parlare, ma immagino che abbiate capito, scusate. Hashtag professionalità. Insomma, non è perfetta al 100%, ma fa il suo lavoro. Mettiamoci sopra, anzi, la nostra amica nuovamente. Questa è la rampa di cui vi parlavo prima. Come potete vedere è rosa, qui c'è la B di Barbie stampata e qui il nome Barbie. E hey, funziona. Sta salendo nel nulla, però ok. Se fossi una bambina in sedia a rotelle, vorrei Barbie in sedia a rotelle. Come vi ho già detto, non sono in sedia a rotelle, quindi non lo posso sapere. Penso che i bambini possano rimanere sotto shock da una bambola in sedia a rotelle? No, avranno visto qualcuno sulla sedia a rotelle. Molte bambine al mondo sono su una sedia a rotelle. È una cosa triste? Forse, ma comunque è un modo di vivere alternativo e che i bambini devono assolutamente conoscere. Quindi per me Barbie in sedia a rotelle sono due grandissimi pollici in alto. La nostra Barbie invece, con la protesi in titanio, ha un viso bellissimo che non vedevo da davvero tante fashionistas. Non che l'altra avesse un brutto viso, ma questo mi piace particolarmente. Lei è leggermente scura di pelle, ha gli occhi verdi, ha questo rossetto rosso, ha un pochino di blush sulle guance, per il resto anche lei non è molto truccata, forse un pochino di ombretto marrone. Ha due orecchini che sono molto molto facili da perdere, sono semplicemente due cerchi argentati, niente di così emozionante, ma hey, mentre la tiravo fuori dalla scatola uno è partito, quindi state molto attenti se ci giocate. Mi piace anche la sua pettinatura, è molto carina e semplice. I suoi capelli hanno bisogno di una spazzolata, come nel caso della sua amica non sono della fibra migliore che si possa trovare in commercio. Le OMG che compaiono lì nello sfondo in tutta la loro tamarraggine, mettiamolo così, hanno decisamente una fibra migliore. E tra l'altro non ha neanche altri colori o fibre di altri colori nei capelli. Questo mi dispiace parecchio. Il suo vestito è di una semplicità disarmante, è quello che vedete, è azzurro, qui non ha neanche gli orli, qui sì, grazie al signore, ed è un vestito lungo, vanno molto di moda ultimamente, anche a me piacciono molto. Il suo è perfetto e va benissimo per quello che è, semplice ma carino. Poi ha queste scarpe che sono chiaramente delle Vans, non sono state colorate in alcun modo perché ormai Barbie
Barbie si butta a un risparmio disarmante. Come tutte le ultime fashionistas, può muovere le braccia avanti e indietro, muoverle verso l'infuori perché sono ball jointed, ma è l'unica giuntura nelle braccia. Poi si può muovere alle anche, ovviamente, avanti e indietro. È lo stesso anche per la gamba in titanio, per chi se lo stesse chiedendo. Non che io ne sappia moltissimo di protesi, ma sembra fatta abbastanza bene. È argentata e la cosa forse più particolare di questa Barbie è che la sua protesi, come una vera protesi, può rimuoversi. Qui la sua gamba, che la sera va ovviamente tolta, anche quando si fa la doccia, eccetera. È come una vera persona con un handicap. Ricordo quando ero piccola che mio nonno non aveva una gamba, quindi ero abituata a vederlo senza gamba. Le prime volte mi ha fatto effetto e poi è diventata una cosa completamente normale. Mi fa effetto il fatto che esista una Barbie con la gamba in titanio? No. Dovrebbe fare effetto a un bambino? No. O forse all'inizio, perché è una cosa diversa e che non ha mai visto, ma dopo diventerà anche per loro la normalità. Quindi consiglio entrambe queste bambole sia ai collezionisti sia a chi desidera giocarci. Penso che i bambini siano le persone con la testa più aperta in assoluto e che più possono imparare sulla disabilità cose importanti e farla diventare la normalità. E se non si parte dai bambini, la cosa del diverso esisterà per sempre. Ovviamente, come ho già detto, non sono a un livello, ormai le fashionistas, di qualità altissimo come tutte le Barbie che purtroppo stanno uscendo ora, tranne le collector. Voglio assolutamente sapere cosa ne pensate voi, se le acquistereste, qualsiasi età abbiate. Vi ricordo che io sono su Instagram, Facebook e Twitch tutti i giorni, vi spiegherò perché sono svanita dopodomani in un vlog. Vi voglio bene ragazzi, grazie mille per seguirmi sempre, poi torneremo ai normali video con forbice, ma come ho già detto non volevo insultare nessuno in questo video e fare una recensione obiettiva. Ciao e buona serata. In realtà questo video uscirà domani mattina, quindi ho sbagliato tutto. Però vabbè, avete capito? Ciao.